Ancora 48 ore la crisi comunale di Palazzo San Francesco sarà risolta, nel bene o nel male. O si trova una quadra per costruire un esecutivo comunale di responsabilità, come ha detto il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, oppure si lascerà il comune nelle mani dell'ennesimo commissario prefettizio. La sfida provocazione ai consiglieri comunali è arrivata proprio dalla Casini, nell'incontro informale tenuto questa mattina a Palazzo San Francesco. Una sorta di consiglio comunale camuffato, nel senso che non è stata una seduta istituzionale, ma comunque un confronto in aula, forse più vivace e franco di questi 2 anni e mezzo della consiliatura Casini. Il sindaco ha prima reso noto di aver azzerato la giunta comunale, poi ha dato il via alle consultazioni che dureranno 48 ore. La data da segnare sul calendario è quella del 24 febbraio, termine ultimo per staccare la spina e sciogliere il consiglio comunale. Adesso dobbiamo verificare prima di tutto se esistono delle convergenze a lavorare su un programma, un'attività dove quindi che ci siano delle convergenze reali di portare avanti un progetto per la città. Su questo poi ragionerò su delle ipotesi che possano sostenere da un punto di vista tecnico questo tipo di progetto. Certo è che questa è una difficile prova che dobbiamo assolutamente portare a termine nel giro di pochissimo tempo. Qualora entro domenica, da confronto con ciascuno di voi, emergesse la volontà di proseguire, non esiterò ad andare avanti, ha detto ancora il sindaco. Al contrario, qualora questa ipotesi venisse meno, vi chiedo davanti alla città di sottoscrivere le dimissioni contestuali per permettere alla città di andare al voto a maggio ed evitare un commissariamento di 15 mesi. Una sfida provocazione è quella della Casini e da lì inizia la serie di reazioni. Ma ci sta a sedersi con me? Ci stai a sedersi con me? Ma venga, ci vediamo e ne parliamo. Io l'ho dichiarato in consiglio comunale, noi non siamo disponibili a fornire alcun tipo di appoggio, siamo reduci già da questa esperienza amministrativa e l'abbiamo giudicata negativamente, visto che circa un anno fa siamo usciti da questa maggioranza giudicandola non in grado di affrontare e di portare a termine certe situazioni necessarie per la città. Io mi aspetto che i miei colleghi consiglieri, con un senso di responsabilità, decidano di ascoltare il sindaco. Mi aspetto, diciamo la verità, io sono fiducioso su queste consultazioni perché sono convinto che il bene della città, il bene di Sulmona, debba prevalere. Ma l'incontro si accende con le scintille fra il sindaco Casini e capogruppo di Avanti Sulmona, Fabio Pingue. Se si vuole la giunta tecnica del sindaco aperta alla città, non si può non tener conto della Lega 5 Stelle, anche se non rappresentati in consiglio. Ma l'appello a tutta la città deve essere vero, interviene Pingue, interrotto dal sindaco. Hai preso in giro sia la maggioranza che la minoranza, perché hai tenuto i piedi in due scarpe, non hai firmato da una parte, non hai governato dall'altra. Oggi stiamo qui a decidere cosa vogliamo fare domani. Io non ci sto più a farmi prendere per la giacchetta da tutte queste vicende. Oggi è arrivato il momento della verità. Vogliamo far governare la Lega perché oggi c'è la maggioranza? Andate a firmare, non dipende da me. Come qualche politico, allora, non dipende da me. Cerchiamo di dare una risposta alla città. Sono stata rimproverata di silenzio, io non voglio stare più zitta, d'accordo? Oggi voglio che la città di Sulmona sappia qual è il suo futuro, deve sapere se ha una maggioranza, se ha la possibilità di continuare a governare o se ha dei consiglieri che continuano a girare intorno a questioni regolamentari. Ma si può discutere di questioni regolamentari quando anche oggi qui c'è stato il rischio di non poter incontrare voi e la città, perché il Presidente del Consiglio anche ieri ha posto obiezioni perché oggi non si potesse fare questo incontro, perché c'era il dubbio che fosse un consiglio celato, problemi di ordine pubblico. Di fronte a questioni del genere non si riesce a fare un confronto serio. Allora io dico, basta, dite chiaramente quello che si vuole fare. Fino a quando Pingue e Di Marzio abbandonano l'aula. Le consultazioni del sindaco Casini sono già incominciate e, salvo sorprese, decisivo dovrebbe risultare l'appoggio del PD, come anticipato ieri da questa testata. Alla faccia di chi parla di gossip, quello lo lasciamo agli altri. Quando qua oggi è 22.
22. Che dovevano fare il consiglio comunale di 24 ore? Invece di fare, di avere un commissario prefettizio per 3-4 mesi, dovevano avere un commissario prefettizio per un anno e qualche cosa, perché andavamo a votare nel 2020. Ma di che cosa stiamo parlando qua dentro? Che noi dobbiamo voler bene alla nostra città di Sulmona, e se ci possono e ci possono stare le condizioni, dobbiamo fare in modo tale di non lasciare il comune di Sulmona con dei commissariamenti eccessivamente lunghi.